Come tutti i giorni. Cosa rispondiamo? No, assolutamente. È stata anche questa una delle grandi fortune, ma sia tra noi del cast che con Giacomo, con Nicolò. Una delle cose più belle è che abbiamo legato tanto fra di noi anche a differenza di età, anche con Lorenzino che è più piccolo, con Aurora, con Nicolò che sono i più grandi. E ovviamente adesso col passare del tempo non viviamo tutti nelle stesse città e c'è chi sta facendo scelte differenti, per cui magari anche i percorsi si stanno un attimino separando, però chi più chi meno cerchiamo sempre di sentirci o di vederci o comunque sia di far sentire e far capire all'altro che ci siamo comunque. E sì, penso che sia un sostegno importante, soprattutto perché è nato spontaneamente, perché è vero, è concreto. Ciao. Aspetta, io penso che Nicolò ha qualcosa da dire, perché lui è arrivato un attimo dopo questa esperienza, ma si è buttato, proprio si è buttato a capofitto e ha vissuto con loro, ha fatto proprio insomma, tante avventure, tante... Beh, intanto grazie per avermi dato la parola, ne approfitto per salutarmi e per dirvi che è sorprendente vedermi così tanti dopo questi anni, perché, ripeto una cosa che è già stata detta, effettivamente questa serie TV inaspettatamente, anche per noi che ne abbiamo fatto parte, ha mescolato in maniera, devo dire, quasi impercettibile e inscindibile la fiction e la realtà, e questa amicizia di cui appunto ho parlato Giacomo, che ci ha chiesto poc'anzi, è un'amicizia che io davvero reputo più che autentica. Fa bene Giacomo a tirarmi in mezzo quando mi dici forse lui ne sa qualcosa, perché più o meno, ma a parte il tempo che io ho passato sul set con i ragazzi, ma è sorprendente che in questi 5 anni, direi che stiamo festeggiando il 5º anno che ci conosciamo, anche forse qualcosa di più, credo che non sia passato un giorno della mia vita, e non sto esagerando, in cui io non abbia sentito almeno una volta o uno o due di loro, quindi credo che questo dimostri in maniera più che eloquente quanto questa fiction abbia avuto, oltre che tutti i meriti per cui questa sera siamo qui, anche il merito di tenere unite delle persone e di far sì che queste persone facessero sorprendentemente delle esperienze insieme. C'erano le scene con l'attore che faceva mio nonno, Vittorio Viviani, secondo me un attore straordinario, e con lui mi divertivo tantissimo perché lui mi stimolava tanto proprio, e mi aiutava proprio ad entrare nella scena, ma anche dal punto di vista della comicità, cioè lui mi dava i tempi giusti, era stato un maestro assolutamente. E poi improvvisavamo anche tanto che non avevo fatto tutto, e poi sono diventato forse più famoso di Tommy, no? Forse quella della finestra, non si mangiava. E quella è stata, secondo me, la scena più divertente che ho girato, è stata proprio quella con Aurora, perché non riuscivo a farlo. Con Aurora, dove parlavo di Leo e Chris, quella era una scena fondamentale. E ci rimasi malissimo, cioè, questa scena è venuta veramente male, perché io dovevo dire delle battute tutte come il mio personaggio, no? Delle battute molto confuse, quindi parlavo di cellule, di dinosauri, piccoli dinosauri, quindi ci. Quella è stata una scena molto divertente. Poi c'è stata la scena con Carmine, dove osservavamo i bambini neonati, che in realtà non c'è. E
E poi c'è stata... C'erano delle bambole, c'erano, no? E poi, poi ci sono state tante scene, un'altra sul terrazzo, perché io ho la fobia delle acque. Io ero costretto a stare con la gamba tesa, perché ero ingessato, e quindi una giornata molto calda, c'erano cioè tantissime vespe che si posavano sull'acqua. Allora io mi mettevo a gridare, già come diceva, vabbè, ci toccherà trovare un altro tono che non ha fuori delle acque. Insomma, ce ne sono state tante, ma questo è... No, per quanto mi riguarda, a livello di scene, Leo, diciamo che viveva, diciamo, una realtà molto più intensa, più profonda. E, però, come prima ne stavamo parlando a cena, non mancavano le risate anche laddove magari non ci dovevano essere. Per cui magari voi vedete una scena commovente, comunque, in cui siamo seri, però dietro le quinte è successo di tutto. Per cui facevo un esempio prima di una delle prime scene dell'ultima stagione, in cui appunto praticamente passo in barella per l'intervento finale, praticamente molto delicato, e ci sono tutti praticamente, c'è Chris, c'è Tony, c'è Vario, sono tutti i miei amici che sono lì a coccolare, diciamo, chi magari mi dice una parola, io sono completamente addormentato, devo restare serio perché loro si preoccupano perché magari sta succedendo qualcosa. C'è uno di loro, il filippino, Daniel, che gli bastava dire una sola parola, una parola che mi fa ridere. Cioè io lo chiamo Filippo, gli ho cambiato il nome, l'ho battezzato in un altro modo proprio perché per me è per il Filippo, per la sua provenienza. Per cui tutte le volte che io passavo lì, io sapevo, li sentivo, che non mi baciavano, mi coccolavano, mi accarezzavano, dicevo, arrivava la fine, mi serio. E prima che io potessi uscire di campo scoppiavo a ridere, non ce la facevo. Per cui più di una volta, ma questo è capitato in questa scena qui, è capitato in altre, anche con Ulisse per esempio, soprattutto con lui, sì, in cui magari uno scoppiava a ridere, però poi c'è Giacomo che ci rimette un attimo in sesto e portiamo avanti il lavoro. Però ecco, non sono mancate le risate, la leggerezza anche laddove magari non si vede. Quando non ci voleva, come dicevo, perché una volta abbiamo girato una scena, io, Mirko e Laura Gatti, lei doveva far finta di essere sul punto di partorire, no? Vedeva le doglie, poverina, doveva lamentarsi e piangere. A un certo punto io mi avvicinavo e le chiedevo, ma tiene paura? E il disgraziato di fronte si metteva a ridere, non voleva farsi vedere, faceva. Anch'io quindi l'avevo fatto mille volte. Insomma, io ho i reperti sul telefonino, devo sapere.